Blogosfera e Rimedi Naturali, siamo con Martino Ragusa, autore del manifesto della cucina nazionale italiana. Buongiorno Martino, ci illustri com'è nata questa idea di questo libro? È un'idea ormai direi vecchia perché ha 5-6 anni ed essendo un'idea molto ben meditata, dopo tanto tempo è arrivata alla conclusione bella pesante Ho di visto. questo libro che io avevo proposto all'editore di venderlo a peso perché sicuramente avrebbe avuto dei buoni incassi. L'idea è nata parlando un po' più seriamente. Dalla necessità che ho sentito da italiano che vede bistrattata la propria cucina, di pensare un'ipotesi di cucina nazionale italiana, quindi una cucina che non sia più regionale, una cucina che non sia più di campanile, ma una cucina che rappresenti tutta l'Italia e che sia quindi giustamente competitiva, come adesso ahimè non è, con le altre cucine di gran moda, diciamo, come la spagnola o quella del nord Europa o la francese, che insomma ha sempre la sua allure. Spero che abbia anche la cucina italiana finalmente un suo alone italiano. Bellissimo. Per esempio, se lei chiedessi tre aggettivi per caratterizzare la nostra cucina, la cucina di questa bella Italia, come la possiamo definire? Ma attualmente io direi purtroppo mi vengono degli aggettivi negativi, nel senso che in questo momento è una cucina spaesata, nel senso che non sa dove andare, provinciale, perché ancora insiste su conflitti di campanile, su riferimenti. Autoriferimenti territoriali, il principio del mio prosciutto è meglio del tuo, ma ne abbiamo tantissimi in Italia e sono uno migliore dell'altro, quindi a un certo punto uniamoci per farla diventare veramente una grande cucina quale merita di essere. Purtroppo la cucina italiana è buona, è soprattutto buona, è fatta di prodotti buoni, però purtroppo non è competitiva, non fa scuola ed è una cosa che dovrebbe fare. Questo libro si impegna nel suo piccolo a dare una proposta.